L'isola di Arturo di Elsa Morante. Guapperie inutili. I libri che mi piacevano di più, è inutile dirlo, erano quelli che celebravano, con esempi reali o fantastici, il mio ideale di grandezza umana, di cui riconoscevo in mio padre l'incarnazione vivente. Se io fossi stato un pittore e avessi dovuto illustrare i poemi epici, i libri di storia e altro, credo che, nelle vesti dei loro eroi principali, avrei sempre dipinto il ritratto di mio padre, mille volte. E per cominciare l'opera avrei dovuto sciogliere sulla mia tavolozza una quantità di polvere d'oro in modo da colorare degnamente le chiome di quei protagonisti. Come le ragazzine si figurano le fate bionde, le sante bionde e le regine bionde, io mi figuravo i grandi capitani e i guerrieri tutti biondi. E somiglianti, come fratelli, a mio padre. Se in un libro un eroe che mi piaceva risultava dalle descrizioni un tipo moro di statura mezzana, io preferivo credere a uno sbaglio dello storico. Ma se la descrizione era documentata e proprio indubbia, quell'eroe mi piaceva meno e non poteva essere più il mio campione ideale. Quando Wilhelm Gerass si rimetteva in viaggio, ero convinto che partisse verso azioni avventurose ed eroiche. Gli avrei creduto senz'altro se mi avesse raccontato che muoveva alla conquista dei poli o della Persia, come Alessandro il Macedone, che aveva ad attenderlo, di là dal mare, compagnie di prodi al suo comando, che era uno sgominatore di corsari o di banditi, oppure, al contrario, che lui stesso era un grande corsaro o un bandito. Lui non faceva mai parola sulla sua vita fuori dell'isola e la mia immaginazione si struggeva intorno a quell'esistenza misteriosa, affascinante, a cui, naturalmente, lui mi stimava indegno di partecipare. Il mio rispetto della sua volontà era tale che non mi permettevo neanche in pensiero l'intenzione di spiarlo o seguirlo di nascosto e non osavo neppure di interrogarlo. Volevo conquistare la sua stima e magari la sua ammirazione, sperando che un giorno, finalmente, lui mi avrebbe scelto per suo compagno nei viaggi. Intanto, quando eravamo insieme, cercavo sempre l'occasione di mostrarmi valoroso e impavido ai suoi occhi. Attraversavo a piedi nudi, quasi volando sulle punte, le scogliere arroventate dal sole. Mi tuffavo nel mare dalle rocce più alte. Mi davo a straordinarie acrobazie acquatiche, a esercizi vistosi e turbolenti, e mi mostravo esperto in ogni sistema di nuoto, come un campione. Nuotavo sott'acqua fino a perdere il fiato e riaffiorando riportavo delle prede sottomarine, ricci, stelle di mare, conchiglie. Ma inutilmente, spiando verso di lui da lontano, io cercavo nel suo sguardo l'ammirazione, o almeno l'attenzione. Sedeva a riva senza badarmi e appena io, disinvolto, fingendomi noncurante delle mie imprese, lo raggiungevo di corsa e mi gettavo sulla sabbia presso di lui, lui si levava con una mollezza capricciosa, gli occhi distratti e la fronte corrugata, come se ascoltasse un invito misterioso, mormoratogli all'orecchio. Alzava le braccia pigre, si lasciava steso sul fianco nel mare. E si allontanava nuotando lento lento, quasi abbracciato al mare come a una sposa. Notizie di Pugnale Algerino. Finalmente, un giorno, io credetti arrivata l'occasione che avevo sempre aspettato di dargli la grande prova di me. Ci bagnavamo insieme e nuotando egli smarrì nel mare inspiegabilmente il suo famoso orologio anfibio, del quale andava fiero e che portava anche in acqua. Fummo assai contristati della perdita. Lui guardava il mare con una smorfia di rabbia. Poi si riguardava il polso, nudo, e mi rispose con un'alzata di spalle quando io mi offersi di andargli a ricercare l'orologio nei fondi sottomarini. Tuttavia, mi cedette la sua maschera subacquea e io partì, fermento d'ambizione ed onore. Lui rimase ad aspettarmi sulla riva. Esplorai tutti i fondi. Nel tratto che avevamo percorso prima bagnandoci. Le acque là non sono molto alte e sono interrotte da secche scogliere. La mia ricerca si prolungava. Gli scogli alti mi nascondevano la sua vista e
e io, riaffiorando ogni tanto per riprendere fiato, udivo i suoi fischi di richiamo. Da principio lo lasciai senza risposta, perché mi vergognavo di non potergli annunciare una vittoria, ma infine, per rassicurarlo che non ero sparito nel mare, come l'orologio, gli risposi dall'alto d'uno scoglio con un lungo fischio. Mi guardò in silenzio, senza nessun cenno, ed io, a riguardare la sua persona dorata d'estate e segnata al polso da un cerchio più bianco, decisi o tornare da lui con l'orologio o morire. Mi riagganciai la maschera e ripresi la mia esplorazione. Oramai, ritrovare l'orologio non significava soltanto la riconquista di un tesoro. Non era più una questione d'onore soltanto. Quella ricerca aveva preso per me uno strano senso fatale. La sua durata trascorsa mi pareva già incommensurabile e il suo termine quasi un traguardo della mia sorte. Erravo per quei fondi variegati e fantastici, fuori dai regni umani, bruciando minuto per minuto questa speranza ineguagliabile di splendere come un prodigio agli occhi di lui. Era questa la posta grandiosa che era in gioco, e nessuno per aiutarmi, né angeli né santi da pregare. Il mare è uno splendore indifferente, come lui. Le mie ricerche rimanevano inutili. Estenuato mi tolsi la maschera e mi aggrappai con le mani a uno scoglio per riposarmi. Lo scoglio mi nascondeva la vista della riva e nascondeva a mio padre la scena della mia sconfitta. Ero solo, in un campo senza direzione, peggio di un labirinto. Ora, mentre, aggrappato allo scoglio, mi bilanciavo tristemente sull'acqua, a un movimento che feci intravidi uno scintillio metallico al sole. Puntando le due mani, saltai sullo scoglio e scopersi l'orologio smarrito che scintillava in una cavità asciutta della roccia. Era intatto e, accostandomelo all'orecchio, udii il suo ticchettio. Lo rinchiusi nel pugno e, con la maschera appesa al collo, in pochi secondi raggiunsi la spiaggia. Gli occhi di mio padre si illuminarono al vedermi arrivare vittorioso. «L'hai trovato!» esclamò quasi incredulo. E in atto di possesso ed affermazione di un diritto, mi strappò dalle mani l'orologio, come fosse una preda che io potessi contendergli. Se lo accostò all'orecchio e lo riguardò con soddisfazione. «Era là, su quello scoglio là!» io gridai, ancora ansimante. Ero fuori di me, avrei voluto saltare e ballare, ma fieramente mi contenevo per non mostrare che davo troppa importanza alla mia impresa. Mio padre guardò verso lo scoglio corrugando i sopraccigli, sopra pensiero. «Ah», disse dopo un poco, «ora me ne ricordo. Me lo sono tolto mentre cercavamo i frutti di mare, per prendere delle patelle attaccate in mezzo alle punte dello scoglio. Poi tu mi hai chiamato per mostrarmi un riccio di mare che avevi preso, e me ne hai fatto scordare. Se non facevi tanto il guapo, tu, col tuo riccio di mare, io non me ne scordavo». «Perduto», soggiunse quindi alzando le spalle in tono sarcastico. «Lo sapevo io che non si può perdere. Ha una chiusura sicurissima, di garanzia», e con attenzione compiaciuta si riagganciò al polso il suo orologio. Dunque, la sorte aveva scherzato. La mia azione perdeva quasi ogni splendore. La delusione, montando come la febbre, mi fece tremare i muscoli del viso e bruciare gli occhi. Pensai, se piango sono disonorato, e per difendermi con la violenza della mia debolezza mi sfilai rabbiosamente dal collo la maschera, che non era servita a nulla, e rabbiosamente la rese a mio padre. Mio padre, nel riprenderla, mi gettò un'occhiata arrogante come per dire «Ehi ragazzino!» e io, non potendo più riguardarlo dopo questo sgarbo che gli avevo fatto, volli fuggir via. Ma allora lui, prontamente, con l'aria di giocare, per frenarmi, appoggiò forte il suo piede nudo sul mio piede nudo e vidi il suo volto piegarsi su di me sorridendo, con un'espressione favolosa che, per un istante, lo fece rassomigliare a una capra. Mi mise sotto gli occhi il polso con l'orologio e duramente mi disse «Lo sai la marca di questo orologio? Leggila, è stampata sul quadrante». Sul quadrante a caratteri quasi impercettibili c'era stampata la parola «amicus». «È una parola latina», spiegò mio padre. «Sai che cosa vuol dire?» «Amico», risposi, abbastanza soddisfatto della mia prontezza. «Amico», egli ripeté. «E questo orologio con questo nome ha un significato di grande importanza, un'importanza di vita e di morte. Indovina».
Sorrisi, figurandomi per un momento che mio padre volesse, con quel simbolo dell'orologio, proclamare la nostra amicizia, per la vita e per la morte. «Non lo indovini?» egli esclamò con una lieve smorfia di disprezzo. «Vuoi saperlo? Sappi che questo orologio è un regalo che mi ha fatto un mio amico, forse il più caro amico che ho. Sai la frase «due corpi e un'anima»? Per esempio, anni fa, una sera di Capodanno, io mi trovavo in un paese dove non conoscevo nessuno. Ero solo, avevo speso tutti i soldi e col freddo che faceva dovetti passare la nottata sotto un ponte. Il mio amico, in quella notte, era in un'altra città e da molto tempo non aveva mie notizie, per cui non poteva sapere né dove né in quale condizione mi trovavo. Anzi, essendo Capodanno, si era domandato per tutta la sera chissà dov'è, chissà con chi fa festa questa notte. E si era coricato presto, ma verso mezzanotte fu preso da brividi, da un gelo che non si poteva spiegare. Non aveva la febbre, era in una stanza riscaldata, a letto, con buone coperte, e per tutta la notte seguitò a tremare, senza riuscire a scaldarsi, come se fosse coricato su un terreno di ghiaccio, senza nessun riparo. Un'altra volta, scherzando con lui, io per disgrazia caddi, ferendomi il ginocchio su certi vetri, e lui, da se stesso, con un pugnale algerino che gli avevo regalato io, si fece una ferita al ginocchio, nello stesso punto. Regalandomi l'orologio mi ha detto: «Qua, dentro questo orologio, io ci ho rinchiuso il mio cuore. Tieni, ti do il mio cuore. Dovunque tu sia, vicino o lontano da me, il giorno che questo orologio cesserà di battere, anche il mio cuore avrà cessato di battere». Era un caso insolito che mio padre mi facesse un discorso così lungo e confidenziale. Il nome del suo grande amico, però, non me lo disse. E subito alla mia mente s'accese un nome, Romeo, Romeo Botè. Infatti, era il solo amico di mio padre del quale io avessi notizia, ma era morto, e quindi era di un altro che mio padre parlava oggi. Quest'altro, che nel mio pensiero prese nome Pugnale Algerino, viveva là, in quei gloriosi orienti, a cui mio padre sempre ritornava. Primo fra i satelliti che là, in quelle fuggenti zone australi, seguivano la luce di Wilhelm Geras. Il favorito, per un momento io lo intravidi, abbandonato in chissà quali stanze magnifiche da tragedia, forse in mezzo ai grandi Urali, solo, che aspettava mio padre, con volto stregato, semitico, il ginocchio insanguinato e un vuoto al posto del cuore.